Lunedì 22 ottobre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Siamo qui in diretta anche oggi per raccontarvi la città di Milano, i suoi protagonisti. E, beh, oggi la puntata è perfetta perché insomma lo sapete, sono aperte le votazioni per i Milano Storytelling Awards. Abbiamo detto che noi reputiamo Milano come un grande racconto collettivo in cui ogni associazione, ogni personaggio, ogni municipio, social street è una pagina appunto di questo grande libro che può essere Milano. E oggi parleremo di libri, perché parleremo di una bellissima iniziativa che è, come sempre, interessante andare a conoscere, che quando insomma una libreria invece di chiudere apre siamo sempre ben contenti. Questa libreria che è stata riaperta, rinaugurato da poco, ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, vi ricordo che le votazioni sono ancora aperte per i Milano Storytelling Awards, lo sono aperte fino al 5 di novembre, ancora 2 settimane per votare chi? Lo vediamo subito. Sono i candidati alle 9 categorie in nomination in questo momento per i Milano Storytelling Awards. Andate a votare, avete visto il sito, comunque anche sulla nostra pagina Facebook trovate tutti i riferimenti. Ve lo dicevo, Milano è un grande racconto, così pensiamo noi, per quello abbiamo fatto i Milano Storytelling Awards, e ognuno di noi può contribuire a scrivere un po' la propria pagina, la pagina che può essere il proprio quartiere, la propria associazione, insomma, creare un vero e proprio libro. Ma i libri esistono, esistono quelli veri, quelli reali, e si possono comprare nella nostra città. Lo si può fare andando, ad esempio, alla libreria Centofiori. E abbiamo qui oggi con noi, buongiorno, Vittorio Graziani, libraio, nonché appunto libraio della libreria Centofiori. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Buongiorno, grazie a voi. Grazie di essere qui con noi perché ci porti una bella storia, ci porti finalmente una bella storia che arriva dalla nostra città, una libreria storica di Milano che insomma avete deciso tu e i tuoi soci di prendere, rimettere in sesto e far diventare un'eccellenza di Milano. Sì, si spera diventerà un'eccellenza di Milano, forse lo è già, non lo so. Comunque l'idea di aprire una libreria a Milano, mia e dei miei soci, che sono libraai, editori e una famiglia milanese, l'idea nasce da qualche anno fa e abbiamo deciso, grazie anche a questa occasione che ci è arrivata della possibile cessione della Centofiori, abbiamo deciso immediatamente di rilevarla e di farla nostra, di ristrutturarla e di ricreare quello che è un'idea di libreria, di creare un'idea di libreria che noi abbiamo da sempre, sia io che appunto Fabio Masi, che è un libraio storico genovese di Ventotene, anche di Camogli, un'idea di libreria che volevamo portare avanti. Editore Nutrimenti, un altro mio socio che ha una libreria stupenda a Procida, quindi l'abbiamo rilevata e ci abbiamo buttato dentro quella che era un'esperienza libraria e l'abbiamo rimessa completamente a nuovo. Libreria Centofiori, che diciamo subito dov'è, così che se i In milanesi Piazzale d'Ateo numero vogliono. 5. È una storia. E mi dicevi che da che anno c'è. Nasce nel 75, Ok. ha poi avuto varie gestioni, l'ultima delle quali appunto di Andrea Spazzali e Roberto Tartaglia, ha avuto varie gestioni, ha avuto anche vari luoghi, perché a un certo punto per un periodo è stata al centro della piazza, non era del posto dove si trova ora, e noi siamo gli ultimi appunto ad averla rilevata, speriamo di averla per molto tempo, e di continuare quello che è un percorso di libreria di quartiere,
che la Centofiori ha, perché la Centofiori è una libreria di quartiere storica di Milano che quando ha chiuso per questi 3 mesi, ad esempio, ha creato un mezzo panico nella comunità, tant'è che c'era gente fuori dalla Saracinesca chiusa che guardava come se fosse un altarino. Molto interessante come la definisci, appunto, la definisci libreria di quartiere, quindi proprio legata al territorio in cui si trova, alla Legata alla comunità, sì, comunità. alla comunità che la circonda. Una libreria, ma tutte le librerie in generale, a parte se sei, che so, Feltrinelli Duomo, che sei una comunità troppo estesa, però tutte le librerie che nascono devono avere come riferimento la loro comunità, quello che è la loro, che la move, le movenze della comunità, il gusto della comunità, e quindi tutte hanno questo come riferimento. Io lo faccio, è un mio mantra, quello di osservare quello che mi è attorno. E la libreria lo deve fare più di ogni altra cosa, deve essere connessa totalmente a quello che è il territorio, a quello che è appunto il quartiere. Sentire parlare di libraio nel 2018 fa specie, se pensava fosse uno di quei mestieri scomparsi, invece insomma, tu sei la prova vivente che non è così. Non è così, è una partita che si è fatta più complicata, questo sicuramente, nel senso che si è complicata col tempo per vari elementi che sono entrati in campo, come può essere il caso della vendita online, che ha come capostipite Amazon, ma non solo, perché ce ne sono tanti altri. Si è complicata perché comunque c'è una piccola percentuale che legge sugli reader, cioè, si è complicata perché comunque la legge italiana non fa nulla perché una libreria possa vivere in maniera tranquilla, in maniera. Quando dici così, insomma, uno dovrebbe dire, beh, ma è il tuo mestiere, devi sbatterti tu, non c'entra niente lo Stato così. Ma invece è perché in altri paesi invece ci sono delle leggi che insomma aiutano a far sì che le librerie comunque giochino con le stesse regole degli altri colossi, giusto? Certo, se ti faccio due esempi, in Germania non c'è sconto sui libri, ad esempio, e quindi tutte le, cioè non si può fare, è illegale lo sconto. E In tu dici Francia. che è una delle prime cause per cui uno va poi dal colosso online che può permettersi di fare lo sconto, a differenza tua che non puoi permettertelo, giusto? Sì, anche le grandi catene fanno sconti, Ok. Amazon fa lo sconto fisso del 15% praticamente sui libri, e la legge italiana lo permette, permette anche altri escamotage che fanno sì che molti libri siano spesso in campagna anche al 25%. Ora le piccole librerie non possono seguire questo tipo di partita perché altrimenti avrebbero un margine troppo risicato. In In Francia, Francia, ad dicevi? esempio, c'è il 5% massimo di sconto, e infatti, se uno va in Germania e uno va in Francia, nota moltissime piccole librerie. E perché la partita si gioca ad armi pari, va quella che, cioè, si gioca sulla base della bravura o sulla bellezza E del quindi poi ognuno ruolo. mette in campo, diciamo, appunto, la sua peculiarità. Immagino il grande colosso mette il fatto che ti arriva in 24 ore a casa senza problemi, e l'altro invece la libreria mette la competenza nel poter gestire il cliente, nell'indirizzarlo e nel fargli conoscere anche forse poi un mondo magari a volte sconosciuto di altri libri che possono interessarvi anche. Sì, uno degli obiettivi secondo me che una libreria deve avere è quello di creare gusto, Creare gusto. cioè far sì che a seconda della persona con cui ha a che fare, del cliente con cui ha a che fare, del lettore con cui ha a che fare, far sì che il suo gusto si alimenti, ma anche nello stesso tempo prenda delle piccole E tu deviazioni. Fabio mi facevi un esempio interessante, mi dicevi, cioè, quando io compro online ho spesso sotto il potrebbe interessarti anche. E tu Certo. dici, quello, attenzione, che poi diventa un'arma a doppio taglio, nel senso che poi a un certo punto, sì, ovvio che mi interessa quella roba lì perché conosco solo quella roba lì. Sì, è l'algoritmo di Amazon, Ecco, l'algoritmo, chiamiamolo, l'algoritmo di perché anche Amazon, Facebook ragiona così, anche cioè Facebook, sì, esatto. Twitter, Instagram, qualsiasi ormai ragionano così, ci fanno vedere solo quello che sono sicuri che ci può piacere. Ma infatti questo è un problema molto, molto più complesso e generale, che poi naturalmente per quel che mi riguarda consta quello che è un, cioè, riguarda il gusto appunto del lettore. Cioè se tu leggi in gialli un determinato tipo di giallo, Amazon ti consiglierà un giallo corrispondente, cioè rimane in quella che, usando una parola super abusata, che è la comfort zone, rimani in una comfort zone. Ma la comfort zone va benissimo, tutti noi la dobbiamo ricercare, tutti noi la dobbiamo avere, ma nello stesso tempo sappiamo anche che le cose magiche nascono al di Quando fuori escono. di questa comfort zone. E appunto l'idea è quella di garantire con la propria presenza, col proprio mestiere, un uscire da questa comfort zone, creare un gusto che sia un po' deviato, creare delle cose magiche. E l'algoritmo di Amazon questo non te lo creerà mai. Te
No? Prima si diceva batti Amazon con la relazione, che è vero, che è un presupposto essenziale, ma non basta più quello. Non basta più che io e te abbiamo una relazione fisica e intellettuale in libreria. No, il libraio deve avere anche qualche cosa in più. Deve capire il gusto tuo e cercare in tutti i modi di diventare essenziale, perché sono l'unico, è l'unico che ti può far deviare da quello che è un tuo percorso letterario, mettiamola così. Quindi sì, questo è quello che... diciamo, deve battere l'algoritmo in un certo senso. Deve riuscire a battere l'algoritmo e a fare appunto... uscire dalle zone di comfort il lettore quando è necessario, in modo da potergli far conoscere poi magari chissà quali mondi che uno ignorava fino a poco fa. Però... certo, ma Flaiano, per esempio, che è uno dei più grossi intellettuali che abbiamo avuto nel Novecento, diceva sempre che una delle sue sfide più importanti era quella di leggere cose che a lui non interessano, perché grazie a quello che poi la mente ha delle... si creano delle connessioni di gusto, ma anche in generale connessioni proprio del modo di pensare, che altrimenti tu non avresti. Lui scriveva di fantascienza. Giustamente, quindi... poi dici, si crea anche il gusto, e il gusto si crea non solo quelle cose che ti piacciono. Assolutamente. Ma anche quelle che non ti piacciono, perché insomma, mi viene a pensare in cucina, tu preferisci alcune cose anche perché sai che altre invece non ti piacciono necessariamente, no? Esatto, ma quante volte, per esempio, io, la mia esperienza personale è che io quando ero piccolo leggevo i libri che mi trovavo nella libreria, sì, di mia nonna o di mia mamma e di mio padre, e spesso erano libri che io non conoscevo. E grazie a quelle letture un po' casuali, io non è che mi sono creato un gusto, ma ho cominciato a vivere quella magia anche di leggere libri che non sapevo nemmeno di che, vedevo la copertina, leggevo il titolo e non sapevo di che cosa parlassero, però quella magia lì io la ricordo vivamente, e spero che, cioè, la cerco io, anche se io per lavoro purtroppo leggo altro, devo leggere in maniera diversa, però spero che qualcuno dei miei lettori, dei miei clienti, possa creare quel tipo di magia. Ecco, chi è il cliente tipo della libreria Centofiori? Il cliente tipo è un cliente, diciamo che è una generazione abbastanza non di giovani, uh-huh, mettiamola così, nel senso che è un quartiere dove ci sono molte famiglie, ora si sta un po' ringiovanendo, è un quartiere pieno di giornalisti, editori e di persone che da tempo leggono, sono dei lettori forti. Infatti io alcune mie interviste, altre che ho fatto, ho detto la sensazione che ho io è che di avere a che fare è un duello quello che si viene a creare tra me e loro, perché loro sono lettori importanti, lettori forti, lettori che leggono in maniera non banale, che avranno anche certe aspettative, quindi poi, esatto, infatti abbiamo i miei inizi sono stati un po' da duello, nel senso mi hanno messo alla prova, mi hanno detto vediamo che sai fare, perché i miei colleghi precedenti, i librai che gestivano prima la libreria erano bravi, cioè non è che stiamo parlando di librai di poco conto, e quindi io ho dovuto affrontare questo duello e mi sono reso conto che è un tipo di approccio da piccola libreria, cioè l'approccio di chi accetta il consiglio, accetta la proposta e che quindi ti mette alla prova. Non ci hai raccontato il perché si chiama Centofiori, libreria, che so che è un nome che si porta dietro da tanto tempo. Sì, Centofiori nasce da un movimento culturale cinese che Mao Zedong aveva creato in Cina nel Novecento, quando c'era lui al potere, e cercò di in qualche modo promuovere quelle che erano delle azioni culturali, disse che 100 scuole di pensiero nascono, che si diano battaglia, che 100 fiori nascono, fioriscano. Da lì questo nome, e tra l'altro questa frase qui, storia, che io ho detto non precisamente, ma la farò mettere anche nella libreria, la farò leggere, perché è una bellissima iniziativa culturale. E poi anche il nome Centofiori è molto bello, al di là di tutto è un bellissimo nome, e noi volevamo assolutamente dare una continuità, cioè non ci saremmo mai permessi di interrompere quella che è una continuità ormai quarantennale. Che cosa ti rende orgoglioso in questa operazione di aver riaperto la libreria Centofiori e dell'essere un libraio a Milano? Orgoglioso è quello, cioè l'orgoglio nasce dal in qualche modo in mettersi in un tessuto, cioè cambiare il tessuto sociale, cioè essere protagonista di un cambiamento del tessuto sociale della città. Io poi sono un emigrante, come diceva Truisi, nel senso che vengo da Napoli, arrivo a Milano e da emigrante ho fatto una cosa mia, in una città non mia, che però ormai lo sento un poco, di cui faccio parte, e sono orgoglioso di aver fatto un qualcosa di mio e di aver mosso un poco quello che è l'equilibrio
sociale della città. E un giorno, poi mi immagino sempre che mio figlio, quando più grande, dirà: qua c'era il mio papà. Esatto, quindi no, questo ti rende orgoglioso, ma ti rende orgoglioso aver fatto una cosa molto complicata. Anche perché nel complicarti la vita hai voluto fare una libreria che è una libreria, appunto. Esatto. Cioè che ormai è quasi impossibile pensare che un... È quasi impensabile che un bar faccia solo il bar, è quasi impensabile che un negozio di abbigliamento faccia solo il negozio, perché ormai fanno tutto tutti, no? E diventi showroom, hai spazi per esposizioni. Vestiti e libri. Poi, arte e quadri ce li metti dentro un po' quando ti capita, ho visto ristoranti con esposizioni di quadri, cose del genere. Invece tu hai detto no, faccio libreria, che è libreria. Sì, è una delle prime, cioè una, o meglio, da moltissimo tempo non si apriva a Milano una libreria, appunto. Io non sono un grossissimo amante delle commistioni, perché ritengo che, cioè, a me non piacciono, è anche un discorso mio. A Milano si dice o fele fa il suo mestiere, si dice a Milano, che o fele fa, ognuno faccia il suo mestiere. Questo è assolutamente il mantra che ci siamo portati dietro, noi, io e i miei soci. Come si dice a Napoli? Non so. Ognuno faccia il suo. Ecco, ok. E quindi fondamentalmente l'idea era quella di fare una libreria, appunto, e di in qualche maniera riprendere quello che era un discorso che poi secondo me si sposa bene con quello della libreria di quartiere. Uh-huh. Perché sai, nel quartiere c'è il macellaio, c'è il salumiere, e volevamo che ci fosse anche il libraio. Infatti è così che poi nasce la Cento Fiori. Io non amo molto, ma senza nessuna polemica, nel senso che per quanto mi riguarda hanno diritto, sono belle da vedere in alcuni casi, sono anche molto affascinanti, però io ritengo che bisogna un po' mantenere una specializzazione e fare tutte e due le cose, non sempre. Nonostante questo, l'altra malattia di Milano, che è quella degli eventi, comunque ti ha colpito, perché c'è questa qui, qualche evento lo si fa, giusto? Sì. Nel senso... Sì, piccoli, ma legati, ragionati. Allora, c'è un bellissimo, chiamarlo evento no, diciamo in questo momento, questa settimana c'è una bellissima iniziativa per soprattutto, dicevi, i residenti, di comprare un libro da donare a una delle scuole. Esatto. Come funziona? Raccontaci. Ci sono delle scuole che si chiama Io Leggo Perché, un'iniziativa. Sì? È un'iniziativa a livello nazionale. Delle scuole che si gemellano ad alcune librerie e in pratica i genitori acquistano dei libri e li donano alla scuola. La scuola spesso dà delle indicazioni su quali libri vuole, ma l'acquisto da parte del genitore può essere libero, può anche acquistare cose che piacciono a lui e che ritiene giusto che la scuola abbia, ma in generale c'è una lista delle scuole e i genitori acquistano. Questi libri andranno nelle biblioteche scolastiche, gli editori, a seconda del numero di libri acquistati nella scuola, raddoppieranno l'offerta. Diciamo, per ogni libro acquistato c'è un libro regalato. Esatto, ed è un'iniziativa bellissima che ha portato, per esempio, sabato da noi un sacco di gente, un sacco di famiglie, un sacco di papà e mamme che compravano i libri, ma soprattutto i bambini che sono entusiasti di regalare loro direttamente un libro alla scuola, perché poi si mette un adesivo, si indica chi ha regalato quel libro, quindi è una cosa che coinvolge tantissimo i bambini e i ragazzi delle scuole, perché poi si arriva anche alle scuole medie. Ed è un'iniziativa bellissima che io per la prima volta forse ho visto proprio direttamente, perché nelle Feltrinelli l'ho vissuta un po' indirettamente, quello l'ho vissuta in maniera diretta e l'ho vissuta da libreria del quartiere, quindi, con le scuole attorno, sapendo quali scuole, chi erano, dando Fantastico. Proprio dei volti a queste scuole, anche ai bambini, ai ragazzi che vanno alla scuola. E poi so che invece ce n'è un altro molto interessante, invece di evento, in questo caso, dove parlate di Bob Dylan. Esatto, con Portelli venerdì, il professor Portelli e Alberto Rollo, che parleranno di questo libro che è uscito per Donzelli di Portelli su Bob Dylan. In particolare si parla di Hard Rain, che è una canzone che ha fatto sì che Bob Dylan, una delle canzoni, uno dei testi che ha fatto sì che Bob Dylan ricevesse il Nobel per la letteratura, e parleremo di questo libro, ed è un libro uscito mesi fa. Fondamentalmente noi facciamo le presentazioni a cui vorremmo assistere. Ah, ok. Questo è il tema. Poco ci leghiamo a quelle che sono le novità in uscita. Dici, è uscito qualche mese fa, non siamo usciti con la prima, ma volevamo farla, la facciamo. Io l'andrei a vedere. Okay. Io quella presentazione andrei questo, a vedere. Questo è il tuo metodo di... Questo è il mio metodo. E non, ne facciamo poche, fatte bene, cerchiamo di seguirli bene. Ed è, speriamo che sia un modo giusto per intrattenere il quartiere. Siamo quasi in chiusura, ricordiamo bene dove troviamo la libreria Cento Fiori e anche se hai delle coordinate su Facebook, per poterti seguire. Allora, la libreria si trova in Piazzale d'Ateo numero 5,
Abbiamo sia la pagina Facebook che la pagina Instagram, che sono anche abbastanza attive ultimamente, siamo stati molto seguiti e veniteci a trovare quando siamo aperti sempre, tranne la domenica, anche se a novembre apriremo anche la domenica, e siamo aperti dalle 9:30 alle 19:30 tutti i giorni. Però, insomma. Ti chiedo così perché probabilmente insomma avete aperto da poco, avete riaperto appunto da poco dopo aver messo mano anche al locale, mi dicevi tutto, che cosa manca ancora? Che vuoi però riuscire a... Che sicuramente ho già capito che tu sei uno di quelli che non sta fermo lì, no? Qualcosa Manca, manca e hai già deciso che cosa. no, manca. Vabbè, ci sono tante cose che vorrei fare. Che, vabbè, deve sporcarsi. La Riviera deve Devi sporcarsi. Sì, sporcarsi, deve un po' interessante. sporcarsi, deve un po' vivere, deve un po' rendersi. Interessante, in un mondo in cui ormai è tutto bianco, patinato, No, lucido, ma sporcarsi in senso di calore. color Apple, zen, No, insomma, no, no. Deve un po' sporcare perché è come vuoto. la barca a vela la Liberia. La barca a vela raggiunge il massimo della sua bellezza dopo qualche anno perché Ah, la ok. conci un po'. La Liberia vive la stessa vita della barca a vela. Deve un po' sporcarsi, deve un po' rendersi un po' più calda, ma questo è necessario che viva perché accada questo, perché non può avvenire così dal nulla. Se, il nostro riferimento è Strand Books a New York, se tu vai, che è una delle librerie più importanti del mondo, la Strand Books è una libreria caotica, ma nello stesso tempo anche chiarissima, ma che ti dà un senso di calore nel momento in cui entri, ti sembra di stare lì da sempre. E quindi l'obiettivo mio è quello di sporcarla un po' e poi un giorno magari di metterci, ne so, i vinili, che è uno dei miei sogni. Ecco, quello è un accoppiamento che secondo me ci sta tutto, libri e vinili. Però questa è una cosa che non ci pensiamo ora. Non ci pensiamo al momento, per adesso, beh, insomma, di musica comunque già questa settimana ne parleremo, perché Esatto. insomma appunto venerdì sera, giusto venerdì Venerdì dicevi? sera alle 18:30. 18:30. Interessante anche come appunto non avete detto parliamo di Bob Dylan, parliamo di quella canzone, Il libro parla di perché quello. quella lì è molto probabilmente quella chiave che ha portato poi appunto a far vincere il Nobel a Bob Dylan, e da lì appunto avete poi una serata di discussione Sul molto sul testo, sui testo testi del di libro, Dylan. perfetto, sui testi di Dylan. Alberto Rollo è uno degli editor più importanti italiani, cioè uno che lavora il testo da. Il suo lavoro è curare i testi. Portelli è un gigante da questo punto di vista, e quindi veramente è un evento da non perdere. Perfetto, allora Vittorio, davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui Grazie a con voi. noi, grazie mille, complimenti per le iniziative che state portando avanti. Piazza d'Atteo numero 5, giusto? Che probabilmente fuori dal passante, credo, sei proprio lì davanti a dove c'è il Passantissimo, passante, passantissimo. è praticamente ci arrivati col treno direttamente in libreria, quindi insomma Sì. è un attimo, usate il suo passante, il passante sappiamo che il passante è ancora uno di quei mostri di Milano che pochi sanno bene come funziona ancora, Sì, eh. In ma realtà la è ICU. metropolitana fatta da treno, cioè niente di Ecco, è più, questo. ma ancora molti hanno paura è una cosa strana Perché dei vedono il milanesi, è treno. una cosa strana dei milanesi, sì, le linee sono tre, anzi sono quattro, ma abbiamo la cinque, ma non c'è, siamo un po' su quella, siamo un po' caotici, devo dire. Invece, se volete capirci qualcosa e scoprire qualcosa di più, andando magari oltre quello che già avete idea che sia il vostro mondo letterario, ma insomma, confrontarsi, fare due chiacchiere e scoprire appunto mondi che magari non avete neanche mai pensato, c'è la libreria Centofiori e c'è Vittorio che sicuramente vi aiuterà a trovare la giusta dimensione in cui leggere e ritrovarsi. Grazie mille Grazie. Vittorio, buona giornata, alla prossima allora. Grazie. Buona giornata a voi. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre ritorna domani, sempre qui in diretta su Milano News alle 12:30 con Good Morning Milano. Appuntamento questa sera alle 18 con la sera di Milano News, telegiornale in tempo reale, in diretta dalle 18 fino alle 19:30, nuova edizione questa sera, davvero interessante, non perdetela. Grazie mille, arrivederci e a presto.